ripercorrere, attraverso le immagini del periodo fascista e della Seconda Guerra Mondiale, la storia di Pesaro. E questo il progetto apparecchiato dalla presidenza del Consiglio Comunale che ieri in municipio ha tenuto il secondo appuntamento del ciclo di incontri La guerra, una gran brutta storia. Titolo di un libro del 94enne Gastone Mazzanti che assieme al suo lavoro documentaristico Le stelle continueranno a brillare, già trasmesso da Rossini TV, è il fulcro di questo viaggio nella memoria bellica che fa di Mazzanti uno dei massimi depositari di queste pagine drammatiche della storia del nostro territorio. Quando sono stato collocato in pensione, quindi torniamo indietro nel 1987, io ho pensato subito di fare qualcosa ricordandomi gli avvenimenti ai quali ho assistito, allora ero quindicenne, durante la Seconda Guerra Mondiale. E dirò che sono da Pesaro, dove abito ormai dal 1962, perché sono un fanese, quindi e la guerra l'ho trascorsa a Fano, e sono andato appunto nella mia città natale per chiedere agli amici se potevo, cosa pensassero se io scrivevo qualcosa proprio della guerra. La risposta in dialetto fanese è stata questa: per cosa fa? Ma cosa serve? Tanto ne frega niente nessuno, capito? È molto facile tradurre il dialetto. E allora, quindi, siccome era difficile reperire la documentazione anche in loco, sono stato costretto, diciamo, e mi ha accompagnato sempre mia moglie, che mi ha dato una mano non indifferente, e sono stato costretto ad andare al Public Record Office a Londra per reperire documentazione. E la documentazione l'ho trovata, e quindi che mi ha permesso di scrivere, di fare un libro, di pubblicarlo su Fano. E poi naturalmente gli amici della cassa di risparmio dove lavoravo con loro, allora mi hanno detto: ah, sei un vigliacco, te fai la roba per Fano e non per Pesaro. E quindi di nuovo Londra e poi anche Washington, sempre per trovare questi documenti, è venuto fuori il libro su Pesaro, La guerra è una gran brutta bestia, quindi risale al 1997. Quindi la cosa è molto importante, perché il lavoro che io ho fatto senza remunerazione alcuna è stata dedicata, direi soprattutto, se non esclusivamente, ai giovani. E quindi, contattando i presidi degli istituti locali, ho illustrato ai giovani quello che io ho trovato, la documentazione. Una cosa fantastica, vero, perché è stata accolta con grande entusiasmo. Sono veramente molto contento del lavoro che ho fatto. Il 1 febbraio in comune ci sarà il terzo e ultimo appuntamento con La guerra, una gran brutta storia. Un infinito lavoro di ricerca sul quale Mazzanti non ha dubbi su quale sfida sia stata la più complessa. Dopo il libro su Fano, su Pesaro e su Bologna e su Napoli, l'editore mi ha detto: da sentire, adesso devi fare un altro bel lavoro. Quale? Su Roma. Ma te sei matto. Su Roma, era l'epoca in cui a Roma era sindaco Veltroni, e quindi è stato fatto una cosa eccezionale. Ha richiesto proprio un lavoro, soltanto un testardo forse come me, e quindi per fare questo sono stato costretto ad andare fino a Montgomery in Alabama, dove c'è una grande base aerea statunitense. E lì ho potuto trovare tantissimi documenti. È venuto fuori un volume, quasi 500 pagine, che saranno 420 fotografie, una cosa terribile. Ed è stato presentato al Ministero dell'Aeronautica, presenti generali e anche quelli là della Pattuglia Acrobatica Nazionale, una cosa molto bella. Quindi direi sicuramente quello è il libro più bello che abbia fatto.